benvenuti tutti in questo nuovo video. Oggi sarà un video in compagnia di Rumba, come avete letto dal titolo, perché la piccolina finalmente ha compiuto 6 mesi di vita, quindi non è più un vero e proprio bebè, ed è giunto il momento di andare a togliere tutto questo pelo frisé che ha, di fare la sua prima vera e propria toilettatura. Speriamo vada tutto bene, sono super preoccupata. Allora, ora vi farò vedere un pochettino com'è Rumba in questo momento, com'è il suo pelo. E andremo in un posto diverso. L'altra volta l'avevo portato con me, dove l'avevamo portata, ed era un posto nuovo. Devo dire che ultimamente, guardando un po' le recensioni, non lo so, non mi convince tanto. Voglio comunque portarla in un posto dove sono tranquilla, dove so che venga trattata bene. L'altra volta comunque sono stata dentro con lei, quindi è vero che sicuramente mentre io sono lì magari il cane la tratta in un determinato modo, quando io non ci sono chi lo sa, e da quello che ho letto non lo so, non mi è convinto tanto, non mi è piaciuto. Quindi ho fatto un po' di ricerche e ho trovato un altro che non è proprio vicino, mi ci vorrà mezz'oretta a piedi. Chiaramente oggi c'è un tempo di prendere i puntini, però poco male, andata andremo a piedi e ritorno, se dovesse piovere al massimo prenderemo un Uber. Però ne parlavano bene, quindi ho detto ok, fa lo stesso, un po' più lontano, magari un po' più caro, però sono tranquilla che non la maltrattano, perché ho il terrore. Quindi niente, vi faccio vedere un pochettino Rumba come è messa in questo momento, così vedremo il prima e il dopo. Eccola la principessa, madonna, seduta? Seduta, brava. Comunque vedete, cioè io l'altra volta quando l'ho lavata le ho accorciato un po' i piedi qua. Non ti faccio niente, qua sopra la testa, vedete, non sono tanto lunghi, quindi qua dovrebbe all'uso anche andare abbastanza bene. Il musetto magari da pulire sempre qua gli occhi, perché le crescono un sacco i peli. Ma il vero dramma è qua, tutte le zampe, vedete com'è lungo il pelo sotto, è un disastro. Fatti vedere, vieni, alzati. Comunque vedete, il pelo è lungo. Non è brutto, perché comunque se lo teniamo sempre spazzolato e tutto quanto, però è ancora quello frisé, stava dormendo. Quindi sicuramente è tutta da fare accorciare, volevo farle bene, pulire qua le zampette, farle bene rasate, e il resto non fare grandi cose, accorciare, comunque c'è da accorciare, perché se io vedo la base del pelo comunque si vede il ricciolo, non so se riesco a farlo vedere. Quindi tutta quella parte là è da togliere, in modo da farle crescere bene il suo pelo, e speriamo vada tutto bene, amore mio. Piccola, mi dispiace, però bisogna farlo. Arrabbiata? Sarei più arrabbiata dopo. Ah, tra l'altro volevo farvi vedere se riesco, guardate, fatemi sapere se è successo anche a voi. Uno l'ha già perso, ma in pratica ha, fatti vedere i dentini, i canini, vedete, doppi, si è visto un po', guardate, questo è uguale sopra. In pratica, vabbè, il veterinario mi ha detto che è una cosa abbastanza normale nei cani piccolini, e che se entro l'anno e qualcosa non l'ha perso, poi si tolgono, ma che è una cosa abbastanza comune, quindi di stare tranquilli, andata via. Quindi niente, ora mi armo di tanto coraggio per aprire. Se i nostri avvocati ti prendono un po' di... No, sta piovendo! Dannazione, piove! Vabbè, poco male, anche se si bagna un pochettino prima non succede niente, il problema se la ritorno, ora vediamo, se è una cosa troppo infattibile prenderò un Uber anche all'andata. Però noia questo tempo. Ok, ci siamo usciti. Si combina, si vede? Sì. Tanto ha smesso di piovere per fortuna. Io mi sono imbardata, ho messo il piumino addirittura, ma non si sa mai. Comunque dovrò stare un'ora e mezza ad aspettarla, quindi sembra meglio essere un po' più coperta che meno. E niente, ci incamminiamo. Se me ne anticipo, ho visto su Google Maps, mi ci vorrà mezz'ora ad arrivare e manca un'ora l'appuntamento. Però mi sono detta, vai con calma, alla fine poi il cane ogni 2x3 si ferma. È brutto. Cioè, a tratti è bello, c'è tipo alcuni punti che si apre un po', ma tipo di là dove dobbiamo andare noi è nerissimo. E col telefono non rende. Quindi speriamo bene di riuscire ad arrivare senza scolarci e niente. Ci proverò. Se poi dovesse iniziare a piovere sarà difficile magari fare tante.
l'ho lasciata, mi stavo mettendo a piangere. Oh mio Dio, che brutta, io spero bene, va tutta spaventata, tremava. Oh, che male, ve lo giuro, una cosa orrenda, però vabbè, è una cosa normale, penso anche. È solo che non l'ho mai lasciata nessuno, quindi anche l'altra volta dal tentatore c'ero io con lei. E tra l'altro c'era anche un altro cagnetto lì libero, era un maltese, però era sempre lì dietro con lei, quindi non lo so. Speriamo bene, mi ha detto un'ora e mezza, un'ora e quaranta, non sa bene di preciso. E resterò comunque qua in zona, mi ci fai tornare a casa, c'è tempo. No, no, me ne resto qua. Vado lì, visto che c'è il supermercato, mi prendo. Siamo arrivati a casa, vicina, sarà anche lei stanca, sa che non ce n'è più voglia, andiamo. Ok, quindi siamo tornate a casa, devo dire che anche a me servirebbe una toilettatura, però vabbè dai, la giornata era quello che era. Ma la cosa più importante è farvi vedere questa cosina qua, è tutta spettinata. Ve lo giuro, una cosa stranissima, accarezzarla così senza peli fa impressione, cioè è un altro cane. No, giustamente deve bere, aspettate. Ora la faccio un pochettino bere, vediamo se mangia. E poi vi faccio vedere nello specifico, ma è una cosa incredibile. È veramente magra, cioè non sembrava così. Comunque, piccola precisazione intanto sulla toilettatura. Ho pagato 65 euro. Non è poco, mi rendo conto, però penso che i prezzi siano un po' proporzionati a dove vivo, qua in Francia, comunque sia a Parigi. Perché mi ricordo comunque sia a Genova, ad esempio, dove portavo il cane dei miei, che era un collie, pagavamo sui 50 euro di un cane di grande taglia, cioè Rumba alla fine è piccolina, quindi non è assolutamente poco, però l'ha fatta una meraviglia, cioè era esattamente come volevo. Il muso, giustamente anche lei mi ci fa che era troppo corto, come vi ho già detto, e che quindi non è riuscita a fare proprio bene il taglio asiatico, ma la prossima volta tra 2 mesi verrà bene. Ora prendiamo un biscottino, lo facciamo venire sul divano, così vi faccio vedere bene il taglio come è venuta. Vieni amore, su, seduta. Ora giro la telecamera. Questa è la signorina, cioè guardate che bella. Fai vedere bene la faccina, Rumba. Così. Gli occhietti tutti bene puliti. Il pelo del corpo è veramente cortissimo, cioè non ne ha più. È praticamente quasi a pelle. Amore, così anche per spazzolarti si farà meno fatica. Le zampine le ha fatte come ho chiesto io, ben rasate e ben pulite, che queste qua sono una meraviglia. Quando torniamo dalle passeggiate ci vuole un secondo. Alzati amore, su. Su. Comunque... vedete? Proprio il taglio quello classico del barboncino. Le zampette sono belle voluminose, hanno ancora tutto il pelo, più corto ma decisamente meno. Il pancino tutto bello depilato. Fai vedere il sederino? Sederino tutto bello depilato, le zampette. Quindi, scusate il disastro, ora è il plaid. Non so dove altro metterlo, quindi fate finta che non ci sia. Lo spostiamo un po' più in là. Ecco, si vede ancora? No, ok. Più o meno, non ci fate caso da questa parte qua. Comunque, quindi, per questo video è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Quindi facciamo un piccolo riepilogo. Rumba è stata dentro all'incirca 1 ora e 45, quindi ci ha messo un po' di tempo, comunque, devo dire. Il taglio mi è costato 65 euro, che non è poco, però... ripeto, secondo me dipende anche appunto dalla zona in cui vivo. Queste cose qua mi sa che influiscono un pochettino sul prezzo. Però... non lo so, comunque sia sono soldi ben spesi. L'altra volta aveva speso 40 euro e praticamente non aveva fatto nulla. Questa volta qua ne aveva speso un po' di più, ma il taglio è proprio... il taglio è quello che volevo io effettivamente ed è una meraviglia. Ha la faccia super simpatica e sono sicura che tra 2 mesi, quando il pelo comunque le crescerà un po' di più, che riuscirà a fare proprio la forma quella bella sul viso, sarà ancora un'altra cosa, ancora diversa. Sarà molto molto più simpatica sicuramente. E basta, quindi ora lei qua si riposa, perché ogni volta che va a fare il bagnetto... è una tragedia, sì.
Quindi, visto che già per oggi è stata una giornata abbastanza stressante per lei, penso che la lasceremo quietare. Domani comunque è weekend, abbiamo sabato e domenica a casa, gli ultimi due prima di incominciare a lavorare. Comunque, visto che avremo un po' più di tempo libero, sicuramente magari ci metteremo o qua fuori o comunque se cercheremo qualche posto carino per farle qualche foto ricordo, perché comunque sia ha un taglio stupendo, quindi bisogna approfittarne finché ce l'ha, bello fresco. E magari le foto più belle che riusciremo a fare ve le metterò alla fine del video, così le potrete vedere anche voi. E niente, quindi per questo video è tutto. So che le mie condizioni non sono le migliori, magari il video non è proprio venuto benissimo, non lo so, me ne renderò conto quando monterò le clip, ma comunque ci tenevo a portarvi con noi, condividere questa piccola esperienza. Spero che vi abbia fatto piacere, fatemi sapere comunque nei commenti e noi ci vediamo presto con un nuovo video sul canale. Ciao!